andare. In effetti non è proprio un gran pick quello di Rob. No, ma infatti lo dicevo prima che Rob è un matchup molto brutto, perché è molto combatto alla morte. Concordo. E l'ho pensato io stesso. Fondamentalmente è un mattone che vola, quindi sì. Una locomotiva che vola. Comunque, quindi prendi il turn. Vediamo se Gianni Gente ci lascia qui. Lo stage è a favore di Zero Switch e arriva subito uno spike Zero to Death da parte di Orgeno che si becca. Già la gente risponde con una deep boop. Vediamo come andrà il secondo vittorio. Altra deep boop. Cerca la rosa. E arriva qua distrutto, il down beat distrutto, porta a casa secondo stop. Arriva il coaching di Viginti Duo a Gianni Gente che gli dice cambia, che gli fa oh fai ca perché noi ci vogliamo bene qua, noi ci vogliamo bene no di nuovo basta, meno male che non c'è Genarog. Vabbè, vediamo nuovamente Lucas vs Samus. Vediamo se stavolta quanto il match meno finirà è un in match. Modo diverso. Quantomeno è un match e non Nail. Un tasto contro una cacciatrice di taglie spaziale. Esatto. Fire, personale, non... Arriva la grab. Non cade abbastanza in fretta per questo fare il beat. Da un match più equilibrato, sì, dove le centrali sono comunque a favore di ora sono a favore pari, ha cercato una fake che non è arrivato. Direi di guardare il cerca già di lasciare stare. Oh, bella la partita che unisce la grab, non arriva. Sì, non era grab. Se non era grab. Però non era ancora partita la grab. Nair sul mercato tank. A terra con il suo bellissimo questo down air in up tilt. Inaspettato. Nair non riesce a fare. Jab. Oh, ottimo questo Dale, questo pari pari. La giaccolato no, e arriva la P classico che prepara la preda a e fail. Poi se la mangia. Se fosse andato per l'archivio sarebbe stato esilarante, ma non l'ha fatto. Quindi non è esilarante. Ucciso! Dal... DK Fire intercepted. Si è addormentato, sì, si è un po' addormentato. Si era adagiato un po' sugli allori. Sì. Sugli allori Nail. Attiva la grab, Nail. Non grab di nuovo, cerca di la tenere. Buono questo quella tilt e questi danni che sta attaccando. Ottimo! Cerca di intercettare il rientro dell'avversario con un down air. Tilt cerca non smash back chase. Bello questo è jab fail, certo che cucina decisamente jab c'è una jab qui
temporeggia mentre aspetta la finita. Un flash avversario che è comunque intercettato, ma riesce alla fine a trovare. Arriva! Arriva! Sempre. No! È ancora vivo! Nonostante la combo di Ledger! Ottima, ottima di AI! Rientra comunque danneggiante. E adesso cosa arriva? A throw? No, troppo presto perché uccida, 140. Vantaggio per Gianni Gente, che però potrebbe morire in spade. Arriva, cos'era? Backheel, ottimo da parte di Gianni Gente, che però viene redarguito dal suo coach che gli dice fai comunque ca. Infinity 2 è un coach molto ermetico, poche parole ma tanta efficaci sostanza, tanta sostanza, tanto aggiorniamo il fitto. Ah, aspettate un attimo. No, falli partire. Vabbè, partite. 3, 2, 1, go. Okay. Allora, vediamo sul next 30. Non vedevamo, ma io ho sentito dire da Loris la mia SPI, quindi suppongo che si sia fatto da un troll in questo modo ha lasciato. Bella questa update, ottimo. Gianni Gento. Mira, bene, coraggioso. Alla fine è nemmeno così trappolizioso perché è tenuto in piattaforma. Ma sì. Diciamo il gioco è basso. Leggero vantaggio per Oro Nero. Forse continua a parlare anche fuori dal match. Vabbè, parlava del sì, del pick dello stage, quindi va bene. Poi tanto è M32 alle back-hand. Tanto è M32 alle cuffie, quindi puoi anche chiamarlo culo. È stato 2 finisce, un sacco di vantaggio per Zero Six Samus, ancora può gestire il match. Più paziente, cerca un qualche mind game, cioè, cercato il backhand ben due volte. Riesce a tirarvi di meno con la fatica. Fail ne conosce solo uno. Arriva il tower spot del down beat. Ancora non uccide. A fail, ottimo. Ho tentato edge dal backhand. Altro ledge drum! Il tuo backhand che ancora non costa lo stop, ma riesce a tornare Gianni nonostante sia stato ferito dal suo serpentello. Nuovamente cerca un edge no! Viene ucciso! In un modo piuttosto ridicolo! Da un sassetto sparato dal esatto, probabilmente aveva semplicemente sbagliato la gente. Sì, assolutamente. Perché nessuno si espone così. Ma non ce lo dirà mai. Non ce lo dirà mai. Qui e arriva il Tower Spot sempre del Don B che. Si porta quindi su 2-1. Oh, winner is Zero Suit Samus. Tanto arrivato a giocare il mio match. Non mi viene guardato. No, vabbè. Lucas! Vabbè, dai. Va bene. Gianni, Marco Never dice pick Diddy. Stava pensando proprio di farlo. Tanto arrivano coach da tutte le parti. Oro Nero è il grande male della community di Smash Bros. Il grande malvagio che va estirpato. E arriva il pick di Diddy, il counter pick. Bestemmia da parte di Loris che odia il matchup, giustamente, chi non odia il matchup con Diddy? A parte Mega Man e Olimar. Ok, vanno su Battlefield. Valido per entrambi.
credo che sia assolutamente migliore che Zero Mutant, perché Diddy qui non è più tardi, il film funzionano più tardi, insomma Zero Mutant può fare le ladder, le piattaforme, vorrebbe Marco Rever come risposta. Io sono abbastanza sicuro che siamo tutti, ma più a vantaggio di vediamo un po' che in questo momento ha un vantaggio di la città pubblica del nero. Oh, il nero riesce a intercettare con la banana, ruba la banana all'avversario, vale la della breve in realtà, purtroppo. Andiamo da un tilt, si suicida, brutto suicidio da parte di Gianni Gente, purtroppo butta via lo storico. Comunque era già abbastanza andato, però era più male. Intanto vediamo un wall of test da parte di Marco Rever che dice è nano di più gente. Da un metro più volte meglio di tanti modi e non sta puntando un po' su effettivamente queste cose tanti gente e comunque Oro Nero conosce sicuramente bene il staff perché si è trovato più volte con tanti Diddy, il neutro di Diddy è 100 volte migliore. Poi sento dire un sacco di Diddy mi sta bene, è un brutto combattere e battere comunque sia un buono scenario e buono questo perché con 3 a 1 che si dà il 3 a 1 per placabile il grande male.